Buongiorno Wine Lovers e bentornati finalmente in studio Cantina Social, back again. Faccio anche un po' la parte di John, Adriano Lanfranco e Matteo. Oggi vi racconto un'esperienza digitale veramente, veramente interessantissima. Allora, in questa puntata del Cantina Talk andiamo a parlare di uno dei pilastri fondamentali della passione sul vino di Lanfra e Adri. Oh, perché c'è. Il primo acquisto che avete fatto voi è su... Extra Wine. Oh, sì, sì. Però tutto questo dopo la... Prima o poi il segreto è questo: dobbiamo arrivare a dicembre mettendo la foto del mare e far sì che quel maglione di Lanfra nella sigla sia contemporaneo. Sia contemporaneo. Quindi come ha fatto la Tazzone tutti quanti gli e altri. E come non cambiare l'ora quando cambia l'ora. Esatto, poi aspettando che... Poi siamo sei figli, mesi e poi torna di nuovo giusta. Quindi. Una cosa che invece non è mai andata via, anzi continua ancora a essere imperterrita come un caterpillar a regalare e a vendere emozioni online, è appunto Extra Wine. Una realtà ormai storica che da tanti anni si impegna a portarvi il vino direttamente a casa. Cosa proprio con la classica frase con un click proprio, no? Perché effettivamente così è. Davvero, io adesso mi ricordo perché quando noi siamo partiti con questo progetto, ma che in realtà non era ancora un progetto, era neanche una visione, cos'era? Una passione? Sì. Voglia di buttare via soldi, sì. Spendere soldi più che buttare, dai. E abbiamo iniziato a fare questo corso da sommelier. E noi abbiamo fatto il corso ICE e quando ci hanno detto che ovviamente bisogna studiare, e studiare voleva dire bere, noi, il nostro sorriso era molto molto grande. Poi abbiamo capito che dovevamo anche andare ad acquistare il vino. E allora abbiamo detto, cosa possiamo fare per acquistare questo vino? Cioè, facciamo colletta, troviamoci con più persone. Andiamo in enoteca. Esatto. E cos'è che era successo? C'era questa promozione, che credo che sia ancora attiva, con il corso ICE. Quindi avevi uno sconto se acquistavi su questo sito. Penso che ovviamente nessuno di noi conosceva ancora, perché i siti che noi visitavamo erano altri. Ma più che altro comunque, ragazzi, noi si parla di 8 anni fa. Cioè, quindi sai, adesso puoi comprare attraverso Instagram e tutto quanto. L'epoca comunque era già un po' più... macchinosa la ricerca, no? E più che altro mancava anche un po' la fiducia, perché le sole erano dietro l'angolo all'epoca. Ma anche l'esperienza di acquisto, cioè il fatto di dover dire ok, noi stiamo facendo un corso ICE, ma non sappiamo bene dove dobbiamo andare a prendere, cosa dobbiamo comprare, vogliamo studiare meglio il metodo classico, quindi andiamo a cercare qualche tipologia di questo tipo. E questo sito, iniziato a visitare proprio perché c'era uno sconto in realtà, o meglio, una promozione, una collaborazione con l'ICE, ci ha fatto scoprire che in 48 ore a noi arrivava il vino a casa. Oh già. E ci ha aiutato a studiare. In realtà ne stiamo affezionati perché questo ci ha aiutato a studiare. Ma poi soprattutto la cosa che più mi piace di tutto il discorso online, perché appunto ripetiamo, adesso è tutto quanto molto dato per scontato. L'acquisto online sicuramente questo anno e mezzo ci ha fatto anche capire quanto il digitale abbia aiutato il mondo comunque del commercio. Tu quando stai studiando in enoteca non ci vai perché hai paura, non ti senti sbagliato. Sì, esatto. Poi guarda, c'è da dire anche questo, e lo possiamo dire solamente perché adesso abbiamo anche noi un'enoteca, quindi essendo passati dall'altra parte della barricata possiamo dirlo, certe volte gli enotecari non ti mettono così tanto a proprio agio, quindi comunque se tu sei un ragazzetto che sta imparando, arrivi lì con uno che comunque bene o male ti fa capire che non è che proprio tu ne sappia tanto, dici vabbè sai che c'è, compro online così almeno lo schermo non mi fa sentire a disagio, soprattutto quando poi invece hai a che fare con un sito che a mio avviso è molto user friendly, ma che soprattutto comunque ti dà un sacco, ma un sacco di nozioni, perché comunque sono tante. Forse il fatto di non essere giudicato nella scelta del vino. Quella cosa lì noi lo stiamo vedendo, come hai detto tu bene, ma, di persona. Ma semplicemente anche solo andare a orientarti all'interno del sito per tipologia, cioè nel senso per zona, per denominazione, per vitigno o per premio. È la cosa più difficile. Cioè nel senso, quante volte abbiamo pensato sì ok, però come trovo i vitigni di quella regione, e quindi mi oriento e decido quali cantine scegliere in quella regione, li compro e quindi li scopro, li degusto, li studio.
E cavoli, qui hai diversi modi di leggere un'enciclopedia del vino. Assolutamente. Perché anche solo tu entrare su rossi adesso, vai su bianchi e c'hai zona, denominazione, vitigno, premio, cioè cambia, eh? Assolutamente. Cambia. E dove la trovi questa cosa? Sinceramente, non lo so. Qua sicuramente c'è. E io mi ricordo che quando dovevo fare qualche regalo all'inizio, visto che io ne sapevo poco, cosa mi affidavo? Al premio. Sai, che è ancora comunque una garanzia. Sì, perché io dovevo fare un regalo, vedi, leggevo tre bicchieri e per me era già sintomo che quello era un regalo che poteva essere apprezzato anche da qualcun altro. Assolutamente. No? Ma poi comunque diciamo che il mondo del vino è così personale che effettivamente quando sono due le cose, o ti fidi delle note care oppure invece comunque ti basi anche effettivamente in base ai premi. La cosa bella è che qua comunque ce n'è per tutti i gusti, per tutte le tasche, ma soprattutto la cosa bella è che comunque c'è anche questo incentivo che si vede là sopra, che con 120 euro hai la spedizione gratuita. Se tu ci pensi, 120 euro possono essere una bottiglia, possono essere 6 bottiglie da 20, sempre io faccio i conti, 6 bottiglie da 20 oppure, dai, oppure quante da 12 bottiglie da 10, cioè inteso oppure comunque 36 bottiglie da, esatto, cioè quindi comunque bene o male ti mettono anche a loro agio. E poi la cosa che mi piace anche è che ti arriva veramente a casa comodamente in un contenitore che tra l'altro è molto curvo perché è refrigerato, tutto. No, l'aspetto anche il mantenimento della temperatura è importante, nel senso, poi in questo momento è vero anche che le spedizioni ti arrivano in tempi decisamente brevi, sì, rispetto magari a 8 anni fa quando no, ma sai che sempre erano forse 3-4 giorni, sai che paradossalmente col fatto che c'erano meno consegne arrivavano prima. Comunque sai, adesso se tu ci pensi ogni cosa viene consegnata online, cioè con lo spedizioniere, poverini. Bella per tutti quanti quelli che lavorano nel mondo delle spedizioni, perché vi stiamo capendo e vi fate veramente un gran bel mazzo, perché certe volte arrivare in certi posti non è così facile, sai, fino a quando abiti tipo, anzi no, non è vero, perché in centro Torino è ancora più da, no guarda, è quella, è la confezione, tra l'altro ti racconto questo aneddoto. Io ne avevo un paio, a parte che le utilizziamo per trasportare noi il vino, però in realtà se quelle le metti una sopra l'altra ti crea una cantina pastorale. Si è fatta la cantina. Già, anche fra. Sono tutte lì e sono tutte in orizzontali bellissime, ordinate una sopra l'altra. Nel frattempo, ragazzi, giusto per chiarirvi, allora noi con Extra Wine avremo la fortuna ogni mese di degustare qualche vino insieme, nel senso della loro selezione, hanno una selezione vastissima, quindi anche un 8.000 po' referenze, 8.000 referenze, quindi anche un po' al buio noi apriremo tre bottiglie, faremo un discorso un po' sulle varie regioni, su quello che è. E adesso Adri è partito con il primo vino, che è un Valdobbiadene nel Prosecco di OCG, ovviamente è un colore, e infatti è per quello che mi piace. Sì. Quello che piace da. Sì, la Peppa, sì, comunque c'è anche un gran bel naso. Sicuramente questi vini qua, la parte figa, ma metti un attimo la telecamera su di me. Yes. Dietro c'è un bel QR dove comunque effettivamente stiamo arrivando anche sulle bottiglie stesse a dare informazioni aggiuntive. Quindi appunto abbiamo a che fare con questo vino stevanino Valdobbiadene nel 10G. Molto pulita, molto elegante l'etichetta, appunto appunto Duca di Dolle, quindi questa triple D che c'è davanti. E questo naso che mi sta già piacendo, adesso poi andiamo a capire se è anche in bocca. Perché tra l'altro l'esperienza di utilizzo del sito, no, è per scegliere una bottiglia, ma qua l'abbiamo già presa in realtà. Però sul sito possiamo proprio andare a scoprire tutte queste cose. Tipo perché il fatto, le schede tecniche sono davvero curate bene. Bella roba, bello raga. Bello, tipo bello, il fatto bello, che appunto questo vino qua sia un rifermentato e soprattutto resti sui lieviti, quindi appunto per questo colore, per questo questa nota bella croccante al naso e la bocca bella piena, tendente comunque al lime, a tutta quella versione della parte citrica del mondo dei lieviti. Vabbè, bellissimo. Però se uno volesse approfondire su Duca di Colle che cosa fanno, allora clicchi sulla loro azienda e vedi una pagina, una sorta di profilo blog che racconta chi sono, cosa fanno, da dove arrivano. 100 ettari, 25 coltivati a vita. E si può informare di più sull'azienda. E questa è una cosa bellissima che dovrebbe essere sempre di presente default. Di default, perché tu non assaggi un prodotto solamente in base a un vitigno, un'etichetta, una scelta, ma anche degusti una storia. Molto spesso hai bisogno di comprendere di più di chi c'è dietro, le persone che sono dietro un prodotto. Ma infatti, magari anche su YouTube, nel senso anche che YouTube. Questo non è il nostro, diciamo, non è quello che stiamo degustando adesso, però cioè
Parla no, qua. Però il fatto che... Beh, è un corporate tu... questo, figo. Sì. Però che c'è l'unione, no? Nel senso che loro dallo shop riesci a sfruttare internet come deve essere sfruttato e quindi poter avere tutti questi collegamenti a portata dei click. Poi la zona della BCG, ragazzi, è una zona meravigliosa, non c'è veramente niente da dire. Però la cosa bella è che comunque questo video qua, a parte essere veramente figo, cioè comunque è un video emozionale, perché tu però devi andartelo a beccare questo video dopo un bel po' di scritte, cioè quindi questo è proprio il classico sito di informazione anche. Va bene ormai che si è presa questa parte che, oh mio Dio, in un click e mezzo devi comprare una cosa perché l'utente si stanca di andare sotto la quarta riga. Se una cosa ti piace, la gente lo continua a fare, cioè quindi tu su questo sito sei invogliato ad avere nozioni, no? Perché comunque sinceramente tanti altri siti ormai sono diventati veramente un supermercato dove tu vai lì, prezzo selvaggio, compro perché comunque mi fa piacere, ma non deve essere così. Comunque è pur sempre vino e va bene passare dall'enoteca all'online, è fighissimo, però ci deve anche essere rispetto per il prodotto, no? Cioè quindi comunque questo sito qua è stato fatto così bene che effettivamente comunque ti che è un sito tecnico, se tu vuoi andare ad indagare, esatto, per le caratteristiche, tu se tu vuoi andare a capire la facilità totale, tu lì la trovi facilmente, ma se tu della facilità non te ne frega nulla, perché onestamente io quando ho comprato per la prima volta ho sbagliato, anche la seconda, ma io andavo semplicemente a vedere quanto tempo, a che temperatura lo devo servire, ma anche la produzione per esempio. Sì, ma sono notizie che... Perché se tu vuoi decidere di comprare un vino sulla base di una produzione limitata, un determinato prezzo, un determinato tipo di vitigno, cioè ti orienti, hai tutte le informazioni a portata di mano. Per noi è perfetto, perché nel senso è un sito tecnico, puoi informarti di più sulla cantina, però hai tutto quello che ti serve. Sì, cioè... sì. Beh, poi comunque appunto loro sono sul pezzo da una vita e squadra che vince non si cambia, loro stanno facendo veramente molto molto bene e soprattutto comunque sono al passo coi tempi, tanto quanto questa ad esempio, questa collaborazione, perché comunque fa capire che effettivamente ci tengono a essere comunque sempre attivi. Quindi appunto questo qua è stata una bellissima scoperta, è tutto quanto diviso per categorie e adesso... tra l'altro, se riusciamo, ragazzi, dovremmo andare a un evento che loro fanno, che si chiama Under the Stars, e se riusciamo a incastrare gli appuntamenti che abbiamo e gli appuntamenti che abbiamo, diciamo gli impegni che ci siamo presi ultimamente, che sono un attimino più impegnativi del solito, magari facciamo un giro qua, cosa ne dite? Ma anche perché comunque Selfie Dinner mi interessa tantissimo. Medico nutrizionista, così arrivo io e ci mi guarda te come mangi. Però che mangi, accordo. No, però appunto la bello. È sempre molto bello. Le bottiglie non le scegliamo noi, ce le mandano loro. E comunque questa collaborazione durerà abbastanza tempo, perché comunque non si può. Quante referenze sono? 8.000. Allora, 8.000. Non facciamo collaborazioni per 8.000 volte o bottiglie, però cioè, comunque avremo modo di poter assaggiare cose diverse. E infatti adesso passiamo subito così a sprombattuto. Matteo, vuoi un cavatappi o ce l'hai? Ma dimmi tu, no, puoi fare così. Allora, faccio il monello. Apro una bottiglia all'Alto Adige col cavatappi del Colli. Mamma mia, hai capito? Che farabutto. Allora, stiamo parlando di Santa Margherita ed è questo qua, è un bianco Alto Adige, che significa... adesso andiamo a un attimo nello specifico dei singoli vitigni, ma... Vuol dire che ci sono, blend, secondo me, esatto, dei tanti vitigni bianchi, direi autoctoni, ma... delle uve bianche sicuramente ci saranno all'interno di questo vino bianco. Ti direi così, Chardonnay, Pino Bianco, buttata lì. Vediamo subito. E poi l'ha visto che leggevi, Lampre, non ti preoccupare. No. Vediamo subito. Chardonnay, Müller Thurgau, Pino Bianco, Traminer Aromatico. Quindi sono quattro addirittura. Oh già. Abbiamo un bel tappo monopezzo. Bello, bello, bello. Sì, che tra le altre cose Mureddu ci ha insegnato che non si dice monoblocco, ma si dice monopezzo. Invece ero convintissimo che fosse... E Mureddu sta facendo veramente delle esperienze proprio di conoscenza. Sono sempre imparando. Sì, comunque tra loro, Italesse, vabbè, poi anche... Ci daranno di global. Secondo me sì, tipo sai, proprio come quelli della strada, il famoso... onestà della strada. Allora, comunque il vino si chiama Luna dei Feldi.
quando, quando tu leggevi i vitigni, la cosa che mi piace è che è proprio interattivo il sito, quindi tu su Chardonnay, se poi sei interessato allo Chardonnay, ma cioè, prendo col pulsante, vai ovunque. Sì. Quindi vai in tutti. È questo che mi piace, che è, se tu vuoi approfondire, puoi approfondire, se non vuoi approfondire, ciccio. Obbligato. Ma soprattutto comunque è anche un po' quello che stiamo vedendo noi comunque al locale. Ci sono delle persone che vogliono sapere, altre che non chiedono, ma se poi tu ne parli ti ascoltano, altre che proprio sinceramente non è il loro campo, loro vogliono star bene, cioè, quindi queste qua sono informazioni che tu, se vuoi, vai a reperire, ma non ti vengono buttate addosso A con arroganza e B con presunzione, perché comunque effettivamente il consumo del vino non deve essere quella cosa, deve farti stare bene, se a te non interessa ma vuoi bere bene, non pazienza. Anche perché il fatto che è messo dopo, cioè ti dà le informazioni principali subito, quindi se tu vuoi puoi anche acquistarlo. Tu dici, non sono tecnico, non riesco a capire tutte queste nozioni, tu hai la prima pagina che è lì pronta per essere, per poter acquistarlo subito. Ma infatti guarda, ho fatto un po' di zoom però senza che l'anfra legga, senza che nessuno legga tra di noi, secondo voi questo vino ha fatto legno? Perché io comunque lo trovo a livello di colore, non ho ancora messo in bocca, però anche come calore al naso, intensità, io sono convinto che comunque è un passaggio in botte grande. Anche io l'ho pensato. E come si fa andare a vedere qua come si fa questa cosa? C'è la scheda tecnica? Allora, quindi, per esempio, le informazioni che abbiamo su questo vino da Extra Wine. Allora, è un 2018 innanzitutto, ok? Siamo nel Trentino Alto Adige, gli vitigni l'abbiamo detti. L'altitudine dei vigneti sono 400-750 metri sul livello del mare, la composizione del terreno, la tipologia del sistema di allevamento, quindi la spalliera, il numero di piante per ettaro, stiamo scherzando? E poi dice appunto, questo vino è tra i pochi della gamma di Santa Margherita a distaccarsi dalla filosofia produttiva di valorizzazione del monovitigno, iniziata con il Pinot Grigio. Le quattro varietà compongono questo vino e vengono vinificate singolarmente con la tecnica della riduzione, per preservare gli aromi primari. La fermentazione avviene a bassa temperatura per far arricchire il vino di aromi secondari. In primavera i vini vengono assemblati nelle proporzioni ideali e preparati per l'imbottigliamento. Quindi, in teoria non fa un passaggio in legno, semplicemente forse... Però no, se non sbaglio ci hanno dato delle schede tecniche, giusto? Yes! Ne ho avuto veramente un po' per capire, perché effettivamente, giusto, perché il discorso della riduzione è per quello che tira fuori anche proprio questi sentori, ma... anche vedere come si muove nel bicchiere, io tendenzialmente, secondo me un colpetto ne sono molto sicuro, ne sono veramente molto sicuro, poi magari ne sono sbagliato, come giusto che sia, però ne sono abbastanza convinto. Però se non lo scrivono, effettivamente questo vuol dire che non, che non è così. Non lo fa, vediamo subito. Non lo fa, tra l'altro noi abbiamo visto la parte di scheda tecnica, tra virgolette, quella già per gli smanettoni. In realtà se tu la apri all'inizio, cioè proprio ti dà le informazioni quelle che io andavo a vedere. Cioè ti dice subito un esame visivo, olfattivo, molto, molto semplice, coinciso, che ti dà quelle informazioni per indicare che vino è. Cioè giallo paglierino, combinazione di quattro vitigni, riconoscibilità floreale, ecco. Sì. Sono quelle terminologie che adesso magari noi utilizziamo un pochettino di meno. Ok. Stiamo andando oltre. Però che quando uno si avvicina al mondo del vino va a ricercare. Sai, anche noi abbiamo qualcuno di ravo, voglio un vino fruttato, floreale, fermandosi a quello. Assolutamente sì, ma infatti questa cosa qua a noi fa sempre un sacco di piacere. E comunque niente ragazzi, non riusciamo, non c'è scritto. No, la scheda tecnica è questa, quella del sito, quindi sì non c'è indicazione, sì, non c'è di quel tipo. Allora magari qualcuno che ci sta ascoltando, se ha poi piacere durante questo video di commentarci qua sotto, yes, e dirci se fa legno. Io ne sono legno grande proprio un attimo, poi invece magari mi sto proprio pigliando una cantonata, ma come giusto che sia. Comunque... Perché rotondo. Sì, ma poi diciamo, io penso che per esempio il fatto che non siano indicate le percentuali è dovuto al fatto che la percentuale varia ogni anno sulla base di, diciamo, la scelta della cantina. L'etichetta è molto molto bella, mi piace molto, vorrei sapere qualcosa di più, ovviamente. È la foto delle vigne quella. Beh, è una sorta di... Sono le vigne, poi... Insomma, un mappale delle vigne, sì, però con poi ha scritto... Con scritto delle cose che forse poi prima leggerò da lì. Sì. Di poesia, ragazzi. Ok. Però molto molto bella. Luna dei Felli. Comunque 17,80€, ordina entro 23 minuti, dicevo.
Per il weekend ordina entro 23 minuti e riceve entro 20 minuti. Allora aspetta che riprendo un altro bicchiere perché oggi sono stati un po' parchi. Spera, no, però cosa pensi? A me piace e ti ripeto, l'esperienza d'uso, adesso io un po' che non compro vino online per svariati motivi. Perché dove lo compri il vino? Non lo compri più? Te. Te lo compro da te. No, in questo? Buttalo giù, dallo agli amatte che lo mettiamo da parte. Adesso qua abbiamo tre bicchieri nuovi per andare comunque a berci uno dei vini più underrated, passatemi il termine, che esistono in Italia. Il Chiaretto di Bardolino, secondo me, è una delle più grandi potenzialità a livello italiano, ma resta un po' troppo legato al consumo del posto e soprattutto il stile. Però è il rosato del nord. Oh già. Lo puoi fare con qualsiasi uva, però alla fine è una denominazione che va a richiamare il rosato al nord. Sì, ma poi comunque soprattutto fa proprio subito primavera, fa subito estate e fa subito lago, no? Cioè, quindi questo qua effettivamente con un bel piatto a base di pesce o con un bel frittino, vuoi non berti una cosa del genere? Perché comunque giustamente... Mi metto un frittino adesso, Quando è che l'ho mangiato? 2 giorni fa mi sono fatto un bel fritto. Comunque, calamari fritti, non c'è niente... Io lo prendo ogni tanto senza spine perché sono finito. Tu l'altro giorno ti sei fatto una bella scorpacciata, tutto fritto, anche il bicchiere, come la taverna dello zio Bo, vi ricordate quando aveva cambiato Bo, che tipo era diventato la friggitoria che friggeva tutto male? Mi sono perso con la puntata di Simpson. Davvero? Sì. Allora, stiamo parlando di Villa Cordivico Chiaretto Gaudenzia 2018, quindi comunque abbiamo preso già solo il secondo 2018, il Prosecco... c'è un millesimato, Adri? No. Nope. No. Ok. Ma te, perché mi hai chiesto se è un prosecco millesimato, scusami? Cosa... Perché sì? Possono anche non essere millesimati i prosecchi. Sì, però solitamente nella DOCG capita di avere il millesimo. Io lo so, di noi dai nostri amici a casa. Perché appunto, soprattutto nella zona storica in cui c'è la DOCG, molto spesso sono millesimati i prosecchi, quindi... Nel senso, anche noi abbiamo diversi, diciamo, ci è capitato anche di assaggiare un millesimo 2012 di un prosecco di OCG. Tanta roba, cioè nel senso che non... ricordiamoci che il vino è sempre un elemento vivo che si evolve nel tempo, poi può avere dei poteri evolutivi diversi a seconda della zona, del vitigno, della produzione, di tanti aspetti, dell'affinamento, però insomma... col millesimato è un tipo di prodotto, il millesimato è sempre comunque un'esperienza diversa. Assolutamente. Signori e signori, Matteo Glera Franco. Eccoci qua. Adesso invece torniamo sul rosato di Bardolino. Mi raccontate con questo bellissimo sito, quindi, le uve che vengono usate per fare questo vino, perché comunque effettivamente abbiamo un po' di libertà, no, in questa zona. Però qua invece proprio babam, andiamo dritto per dritto sui due vitigni principi. Quindi rosato fermo, Bardolino Chiaretto classico, nato 2018, Corvina e Rondinella. Oh già. Comunque sono sempre vitigni che regalano tantissime grandi emozioni, questo per essere 2018. Se ti viene il dubbio di dove siamo qui. Esatto. Cioè, la mappa c'è sempre. Sì, però sul confine, però la regione è quella. E scusa, adesso stavo guardando meglio il sito. Guarda che carino, è proprio la filosofia, forse poi anche aziendale. L'omino lì che ti dice che sembra un blogger. Col mantello. Aiutaci a migliorare. Cioè, nel senso che loro sono i primi che dicono: ok, ragazzi, cioè il mondo del vino non è che noi siamo sopra queste lì, No, infatti. Siamo tutti sullo stesso livello. Cioè, si può sbagliare, si possono avere delle idee diverse. Cioè, se tu mi dici che secondo te la longevità non è 5-10 anni, dimmelo, come lo sapere. Sì, 5-10 anni. Infatti, questo qua è il 2018. Questo comunque è bello grosso in bocca, porca miseria. Cioè, va bene la freschetta e la spensieratezza di un vino così, ma no, questo non è fresco e spensierato. No, è solamente fresco, ma la spensieratezza sicuramente non c'è. La cosa che più di tutto mi ha sempre fatto volare è che poi mentalmente questa qua è stata studiata ovviamente dal team. C'è il carrello e sopra poi di fianco c'è il termometro. Quello ti riempie ogni volta che tu metti qualcosa nel carrello. Prova ad aggiungere qualche cosa perché deve arrivare ai 120 euro. No, però apro una parentesi.
cioè noi abbiamo degustato un vino da 9 euro circa, il secondo vino era circa 17, qua stiamo parlando di vino da 15 euro. Quindi sono tre gran belle bevute. Rapporto qualità prezzo. Prova un po' ad aggiungerne un paio, perché veramente questa è la allora, come facciamo noi solitamente, bravo, uno, tre, ma sei e guarda lì, mamma mia. E quindi sai, comunque mi... però consegna gratuita, ecco, questa qua è l'unica cosa che in effetti nei siti internet poi ci frega sempre, perché se ritorni alla pagina precedente c'è scritto spendi ancora 24 euro e la consegna gratuita. Fai così, dai, su. Dai. Dai, cosa fai? Non li spendi, cara. Ah, ma i infatti... eccolo lì, poi diventa verde. E comunque di lato ti mette ovviamente il prezzo, quindi comunque non è che ti fanno le cose di nascosto. Questo sito, veramente, quando ci hanno contattato, sono stati proprio contenti, perché noi davvero abbiamo comprato per tanti anni su Extra Wine. Quindi praticamente questa collaborazione la stanno facendo con i soldi che gli abbiamo dato. Però scherzi a parte, loro sono veramente in gamba, ci tengono, lavorano veramente molto bene, prodotti di grandissima qualità. E soprattutto una cosa che abbiamo saputo poi parlando con dei nostri amici produttori, a livello umano loro sono proprio gentili con le cantine, perché purtroppo sappiamo di storie che non sono proprio del tutto così, quindi comunque non è solo un sito internet, ma c'è proprio dietro una filosofia, che invece di essere dentro un negozio con quattro mura o sei a seconda come insegnano gli architetti, non è sbagliato. Adesso davvero noi che abbiamo anche questa esperienza della vendita offline, tra virgolette, questo non è il male. Cioè, per me non è un problema se la gente va a acquistare del vino lì. Sono due esperienze diverse, devi farle tutte e due, hai la possibilità di farle tutte e due. Guarda che figa lì, la Pettegola, la nostra amica, poi hanno anche i gin. Sì, loro sono veramente... che poi nella sezione hanno tanti distillati, anche tutta una serie di... Ah, poi nelle prossime puntate le guardiamo, perché volevo anche far vedere il blog, perché quello è l'aspetto umano e di informazione che è un'aggiunta rispetto al classico noi adesso dovremmo fare come in Netflix, quando si fa la seconda stagione, sai, nelle puntate precedenti facciamo tutto quanto un riepilogo di questa collaborazione, che comunque andrà avanti per un bel po', perché c'è tanto da dire, ancora tanto da dare. Quindi signori, che tanto da bere. Sì, esatto. Noi vi salutiamo. Tanto da dire, tanto da dare, tanto da bere. Perfetto. Ciao Johnny, ciao, grazie ragazzi. Mille. Salutiamo Johnny oltreoceano, e sicuramente a settembre lo rivedremo, però insomma ragazzi, non vi invitiamo innanzitutto a seguire i canali di Extra Wine, e se non lo conoscete ancora, ma secondo me lo conoscete tutti quanti, a andare a visitare la loro selezione, le loro 8000 referenze, perché c'è veramente tantissimo a scoprire e ci si orienta in maniera davvero facile. E poi fateci sapere anche le vostre esperienze di acquisto online in generale rispetto all'offline, cioè non vorremmo che questi due mondi andassero in contrapposizione. A me piace, visto che faccio tutte e due le esperienze, che non è il male assoluto andare a comprare un fatto dall'altra, ma è più comodo certe volte, esatto, cioè, poi c'hanno un cazzo marcare molto efficiente, quindi qualsiasi dubbio voi chiamate, fate. Sì, non rispondiamo noi, ma rispondono loro. Però vi rispondiamo la prossima volta. Bella ragazzi, e buona giornata. Ciao ragazzi.